Qual è il modo migliore per cominciare un nuovo episodio se non quello di ufficializzarvi che da oggi Boateng va in panchina? Nuova puntata del nostro progetto Brescia. Regà, finalmente lo posso dire, Boateng va in panchina. Ve l'avevo promesso, me l'ero promesso e soprattutto gliel'avevo promesso a Boateng che sarebbe andato in panchina da oggi fino a gennaio. Poi regà, vediamo, anche perché Mulattieri non è che è esattamente Bobbovieri, quindi vediamo, sicuramente, probabilmente riuscirà a fare meglio di quello che ha fatto Boateng in questi primi mesi, dove veramente era diventato un peso per la squadra. Finora è diventato un peso per la squadra. Prima di iniziare, io vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like per il nostro progetto Brescia. E regà, vi faccio un breve riepilogo di quello che è la nostra situazione. Al momento sembra meravigliosa la classifica. 32 punti, quarti in classifica, siamo a meno 3 punti dall'Ascoli, che clamorosamente è primo in classifica. Io un giorno capirò come. Parma è secondo, sempre con, cioè, di fatto è primo a 35 punti con l'Ascoli, però secondo con una partita in più. Quindi oggi teoricamente noi potremmo fare qualcosa di buono. Io lo sapete che non dico mai troppo. Allora, altra cosa, vi faccio vedere subito l'Hub Mercato, perché il buon Lula, come al suo solito, mi ha consigliato un po' di giocatori, perché ve l'avevo detto l'altra volta, siamo un po' a corto di contanti e quindi avevo bisogno dei giocatori che non costassero tantissimo per poter andare a fare mercato. Parto col dire a Lula in particolare che D'Urso non l'ho trovato. Caro Lula, dimmi D'Urso con chi gioca, perché non c'era nel cerca giocatori, quindi non l'ho trovato. Però ho trovato Chiarodia, che gioca con il Wender Brema, 17 anni, mi sembra abbastanza interessante. Poi ho trovato Pastina, che gioca con l'Eupen, un difensore, anche lui ci possono veramente far comodo, adesso li stiamo visionando. E Luca Garritano, vabbè, Garritano lo conosco molto bene, è un buon 73 di overall, quindi ci potrebbe essere utile. E poi lui mi ha consigliato un Valente, io non sapendo qual era dei due, perché erano tutte e due COC, ce n'erano due, l'ho messi a visionare tutte e due. Ora Lula, dimmi tu qual è dei due, io poi lo prendo. Comunque l'ho messi entrambi, perché ho magari un po' di culo, è bravo pure quell'altro, e l'ho messi a visionare entrambi. Mo, ditemi voi qual è, dimmi tu Lula qual è, io lo sai, lo prendo. E questo è quanto per quello che riguarda il mercato, che probabilmente inizierò, non so se da questa, dopo questa partita, vediamo adesso quello che riusciamo a fare, perché prima li vorrei visionare, regà, perché se no andare a prendere i giocatori così, lo sapete che un po' un'impresa. La cosa che mi conforta: abbiamo avuto un'offerta per il nostro buon Bertagnoli, ci offrono 2.150.000 il Copenaghen. Parano matti a me questi. Comunque, 2.150.000, potremmo riuscire a portarlo fino a 2.350.000, e noi ci proviamo, perché noi 2 milioni, almeno 2 milioni e 3 ci farebbero non comodo ma di più. Proviamo a venderla a 2 e 3, vediamo se il Copenaghen sembra aver accettato la nostra offerta. 2 milioni e 3, regà, io mamma mia, ci metterei la firma, magari ci cascano. E poi c'è Boateng. Allora, fermi. Boateng dice che sta attraversando un buon periodo di forma ultimamente. Io non capisco Boateng che partita abbia visto, si sente bene, quindi spero che non mi manderà in panchina. Ma Boateng, ma scherzi, ma ci mancherebbe Boateng. Per quello che riguarda il calendario, oggi avremo il Perugia e il Palermo. Palermo, che è una nostra nuova conoscenza, vista che è diventata un'altra delle nostre squadre, uno dei nostri progetti. Anzi, se non ve lo siete ancora visto, andatela a vedere sul mio canale Palermo Project, su Football Manager. E io direi andiamoci a giocare la prima partita, regà. Perugia-Brescia. Il Perugia pure non ci può far paura, anzi ve lo faccio vedere, perché il Perugia, così come era per il Frosinone, ha di fatto 13 punti in classifica, praticamente il peggiore attacco del campionato con 13 gol fatti, e noi non possiamo andare a prendere gol dal peggiore attacco del campionato.
Spero. Un'altra notizia abbastanza positiva è che oggi rientra Viviani lì davanti la difesa e a dire il vero ci è mancato parecchio, regà, perché abbiamo giocato contro il Frosinone e ha giocato Van de Loy lì in quel ruolo e abbiamo preso praticamente 3 gol dal Frosinone, quindi meglio così che rientra il buon Viviani. Noi ci siamo, Ci sta speriamo bene, concedendo regà, l'entrata intorno alla Serie oggi. B, campionato Questa è una protagonista cosa che ripeto quest'oggi. tutte le Si partite, affronta però dobbiamo Perugia prendere e tre Brescia. punti, Ciao come Pier, dice sai che io sono il sempre buon disponibile Lula, quando che c'è da vorrebbe che assistere a andiamo un in Serie consiglio. A, io pure, Se vuoi caro venirci a Lula, casa, ci ascoltate il mio spero, consiglio. però dobbiamo Rimanete dove migliorare in dovete, fase non difensiva perdete intanto il tempo. pallone dentro, che non passa, però la recuperiamo bene. Allora Cerca Viviani la che lunga la prova da rimessa. Dopo qualche secondo di distanza ha centodieci metri! trovato Regà, Gazza, Viviani ha fatto un spettacolare. gol meraviglioso, siamo in vantaggio dopo 4 minuti. Concluso Regà, con ma una che gol ha bellissima fatto rimessa Viviani? perché c'è tutto, Pier. Potenza, precisione, gloria e 29,4 altissimo metri, la prova pallone in palla sinfonia quasi necessaria per all'angolino pensare di poter far alto. gol da lì. Bellissimo gol di Viviani. Carletto, ovviamente. Se la gode, stiamo vincendo dopo 4 minuti, dopo 5 minuti, il suo primo gol e non poteva fare un gol migliore per essere il suo primo gol quest'anno. Siamo in Ma non erano le vantaggio. marcature, zero. Non ho festeggiato troppo, ragazzi, avete fatto caso, perché dopo 4 minuti, quante partite stavamo vincendo dopo Ben 4 posizionato minuti? qui, recupera il pallone. Pallone non E sanzionato poi per il dopo vantaggio. non sono andate a finire bene, Carlos quindi Rodriguez. rimaniamo C'è un calcio di concentrati. rigore verso il Tanto questo penalty. pallone Giocatori dentro, indecisi Mangravidi, non sono Mangravidi, riusciti ad va sul approfittarne. fondo, la palla la mette Conclusione meno segno più gol. dentro! Pensa tu Regà, in oggi pochi abbiamo minuti. cominciato in una maniera incredibile. 10º minuto, secondo gol, è incredibile ma vero, se non sbaglio, ha segnato Mulattieri. Se non sbaglio, credo sia lui, sì, è Mulattieri, regà. Io penso Rete che che in una romperò maniera migliore oggi l'impresa non col potevamo pallone del cross. cominciare. Ancora Viviani Mulattieri. rientra dalla squalifica, Possiamo un gol da pensare ad una 40 metri situazione in cui il quasi. portiere non ha davvero più Gioca ruolo, Mulattieri continua la corsa. titolare e va in gol. E noi dopo 10 minuti siamo 2-0 contro il Perugia. Cioè contro il Perugia, non è che è il Barcellona. Però, Punteggio che è cambiato, conducono conoscendo per 2 reti a 0. le nostre lacune, siamo partiti alla grande. Ora, evitiamo le nostre solite Può accorciare le cazzate. distanze. E c'è Ecco. il gol che riapre la partita. Quando parlo io non parlo mai a Bambera. Qui secondo me ci si è messo pure Lezzerini, regà, Rivediamolo la perché replay. Guarda, ha sapete che colpito io la palla con adoro sto forza e è ragazzo, indirizzata dritta nello però sul sterchio. palo È suo lì, difficile per i portieri prendere questi tiri. un po' disattento Lezzerini che forse non si Il aspettava punteggio il adesso è di tiro, 2 a 1. però ovviamente come facciamo sempre, nonostante il Perugia sia il peggior attacco del campionato, siamo riusciti a fargliela riaprire. Ottima E allora pallone verticalizzazione, dentro per guarda che Mulattieri! E precisione, facciamo 3 e a c'è 1, il regà. gol, dimostra di essere davvero in forma con Forse queste due reti. abbiamo trovato un bomber lì davanti. Mulattieri di fatto già con questi 2 gol, secondo me, arriva dai stessi gol de Boateng che ha fatto dall'inizio dell'anno. 3 a Ha 1. bruciato sul tempo il proprio marcatore scattando sul tiro del fuorigioco, come ci Certo, la raccontano bene difesa queste del immagini. Perugia Bello anche al portiere, non ha avuto problemi a probabilmente ho metterla trovato una dentro, difesa una peggio della nostra, conclusione perché chirurgica. ogni volta che lancio Siamo un 3 a 1 pallone alle e spalle loro, finirà così. riusciamo ad andare in porta. Palla per Papetti, che Brescia va, avanti prova ad verso il andare largo, pallone, stanno facendo Papetti, quello che per possono. L'avversario Madonna, hanno raga, sempre l'obbligo Mangravidi. di contrapporre l'adeguata parata di Lezzerini. Se Palla va per avanti così, Viviani, va Van de tutto lo Loy, squadro a non troviamo contrattare il spazio. E proprio allora tempo. poi con Rodriguez, che cerca il dribbling, ancora al limite Rodriguez. Palla per Van de Cerca Loy, la che la rete. prova! Intervento Questa fisico volta, quello del bravo portiere. Gori. No, rigore no. Non ha No, dubbi raga, gli ha dato rigore. l'arbitro. Io non ci Prende l'attenzione credo. Non carica ci sul rigore. credo. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Giusto sanzionare il fallo Cioè, per i Coppola ha penalty, fatto un ma non mi è intervento sembrato che l'intervento manco da Pasquale giallo. Bruno. Ma manco Pasquale Bruno avrebbe fatto un intervento del genere. Portarsi Vediamo un a meno po'. uno se segnano. Niente. Un penalty perfetto. 3-2, incredibile, regà, gliel'abbiamo fatta riaprire di nuovo. 36 sul Pier, non era così cronometro. scontato, centrare la rete da quella 3-2, regà, distanza. abbiamo preso 2 gol già pure oggi dal Mi chiedo peggior la linea, attacco attenzione, del ci stanno aumentando. campionato. Prima rete del match Pallone per la dentro che non Spal. passa per Si Baldanzi, sblocca che dunque il match. fino 1 a adesso è 0 stato sono 30 l'unico proprio che nomi non si è sul visto cronometro. Baldanzi in campo. Perfetto, grazie Stranamente, dell'aggiornamento. perché di solito
il nostro diamante lì davanti, qui la recuperiamo bene. Allora il pallone per Van de Looy, che prova ad andare, ha visto Mulattieri che prova ad andare, Mulattieri punta all'area di rigore, entra in area Mulattieri, regà, abbiamo trovato un fenomeno, cioè questo io l'avevo tenuto in panchina fino ad oggi, 4-2, clamoroso. Clamoroso, qui se ne va bene, riesce a resistere fisicamente, poi la mette col sinistro sull'uscita del portiere. Voi lo sapete che qui i gol sono quelli che Boateng sbagliava sistematicamente. È stato bravissimo qui Mulattieri. Carletto per la quarta volta riprende i colori, 4-2. Vediamo un po'. Per fortuna questi sono il peggior attacco del campionato, ma hanno una difesa che è qualcosa di imbarazzante, cioè la nostra è imbarazzante, ma la loro è persino peggio della nostra, quindi il risultato finale del primo tempo non poteva essere altro che un 4-2, dove ognuna delle due squadre basta che attacca, segna, e l'altra ogni volta che si va a difendere prende il gol. Mulattieri tripletta in questo primo tempo, regà. Se me lo avessero detto io non ci avrei creduto che Mulattieri oggi segnava 3 gol. Pallone per Baldanzi, al limite Baldanzi che non ha fatto molto fino ad oggi. Baldanzi! Ma che gol fa il nostro Tommy Baldanzi! Tiro a giro dalla distanza. L'avevamo stuzzicato alla fine del primo tempo. Ho detto oggi Tommy non ha fatto molto. Qui fa un capolavoro assoluto. Di fatto probabilmente lo abbiamo chiusa. Qui Baldanzi ha fatto un gol meraviglioso. Tra l'altro, se non sbaglio, non con il suo piede, la mette sotto l'incrocio dei pali. Ma che è oggi, regà? Madonna. 5-2 ora. Quanto possiamo prendere sempre gol? Tommaso Baldanzi, 15 gol in 18 partite. Ci sta una pallone per Zanoli. Van de Looy. Ancora il pallone per Zanoli che la prova a mettere dentro, non passa questa volta. Mangraviti, prova ad andare lui, va Mangraviti, cerca il dribbling. Madonna mia, Mangraviti, regà, è qualcosa di imbarazzante questo giocatore, imbarazzante. Io ora capisco che non è il suo ruolo, perché lui non è un esterno sinistro, però ha giocato in difesa e non era il suo ruolo, ha giocato sull'esterno e non era il suo ruolo. Un giorno capirò qual è il ruolo di Mangraviti. Ma proprio nel calcio, non in questa squadra, proprio nel calcio qual è il ruolo dei Mangraviti. Ne salta uno, Zanoli, poi cerca l'1-2. Ancora Zanoli che entra in area, Zanoli fa tutto da solo, Zanoli! Regà, oggi non c'è niente da fare, quando stanno in forma lì davanti non ce n'è per nessuno. Mettici pure che la difesa del Perugia, guarda pure qui il difensore centrale come uscito. So più scandalosi di noi, cioè qui ho trovato una difesa finalmente che è peggio della nostra, proprio peggio della nostra questa. 6-2, regà, cioè non ci capitava una partita così non so da quando. Tra l'altro devo dire che stiamo andando anche meglio in difesa questo secondo tempo, dopo un primo tempo di fatto disastroso in fase difensiva. Allora andiamoci a fare qualche cambio, visto che siamo nettamente in vantaggio e probabilmente l'abbiamo ormai chiusa. Entra a campo, sì, farei uscire anche Baldanzi. Mulattieri, dopo la tripletta gli faccio prendere la standing ovation. Entra Ndoye, entra anche la Boico, così Mangraviti lo mandiamo in panchina perché tanto è inutile. Ed entra anche Yallov a posto di Zanoli. Facciamo un po' di turnover, facciamo riposare un po' di titolari. Oggi se la sono meritata, Mulattieri si è meritato la standing ovation oggi. Straordinario. Di fatto abbiamo trovato un bomber, raga. Abbiamo trovato un bomber. Speriamo che si mantiene così Mulattieri, che non è un fuoco di paglia come al solito. No, no, si buchi centrali o come al solito. Sì, vabbè, dai, raga, ma che è? Questa splendida conclusione della distanza. Cowan. Vabbè. Cioè, va detto che oggi, tra l'altro, Lezzerini, dopo tante partite straordinarie, è sembrato un po' una sedia in porta. Ogni tiro, cioè, Cowan pure un gol dopo 15 partite, proprio oggi doveva fare il gol della vita questo. Nemmeno me la posso prendere con la difesa lì, perché onestamente Boateng che prova a far capire
che non è giusto che vada in panchina. Recuperata ai 16 invece metri, grande azione difensiva. Mi ha fatto nettamente capire che ho fatto la cosa più saggia che potessi fare, metterlo in panchina. Comunque, come va e come non va, anche oggi manteniamo la nostra buona media di 3 gol presi a partita. Anche gli ospiti che possono gestire un ampio vantaggio. Intanto qui Rodriguez fa una magia, Rodriguez prova a entrare in aria, Rodriguez la prova, prende il palo, prende il palo. La sfiga pure, Regà, finisce qui. Io non l'ho vista malissimo, ovviamente abbiamo fatto 6 gol, il buon Samuele Mulattieri ha fatto 3 gol. Però regà, in difesa sempre la solita storia. Poi il terzo gol, vabbè, fa storia a sé perché Cowan ha tirato da 110 metri. Si porta via il pallone della gara, il buon Mulattieri. La cosa brutta è che il Perugia ha fatto 4 tiri e 3 l'ha segnati. Vabbè, comunque 3 punti fondamentali, regà, ma proprio 3 punti fondamentali. Io voglio vedere la classifica. Come giudica la prestazione di Mulattieri? Mulattieri è un esempio. Per Boateng sicuramente sarebbe essere un esempio. Che altro un esempio di come si gioca a calcio. Raga, guardate che classifica meravigliosa. 35 punti al pari di Parma e Pisa. E siamo a meno 3 dall'Ascoli. E oggi abbiamo in casa il Palermo che sta a 30 punti. Di fatto, raga, potremmo creare il vuoto sotto a noi. Anche perché poi nelle prossime due ci abbiamo sicuramente il Venezia, quindi potremmo di fatto creare un gruppone lì di testa cercando di vincerle entrambe. Allora, Bertagnoli va al Copenaghen per 2 milioni e 3, valore giocatore 1,9, migliore offerta possibile era 2,9, vabbè, lo siamo riusciti a vendere a 2,3. A questo punto noi dobbiamo già mettere in conto che abbiamo 2,3 presi da Bertagnoli e ci dovrebbero entrare i soldi di Aie, di Florian Aie, ma non so ancora quanti siano. Intanto nel frattempo noi abbiamo qualche responso, parte Moschera 2,2, ma l'avevamo visto l'altra volta. Abbiamo Chiarodia che costa 1,2 milioni e questo potrebbe già essere un buon acquisto. E Pastina 1,8 milioni. Pastina vedo adesso che praticamente è andato all'Eupen, non stava all'Eupen, all'Eupen evidentemente all'inizio, quindi bisognerà vedere se ce lo fanno comprare. Garritano forse costa un po' troppo, entrambi i due Valente costano 1,775, 1,1 milioni, quindi di fatto potremmo prendere uno dei due o entrambi. E aspetto che Lula mi dica qual è dei due quello giusto, quello più forte, diciamo. Io, regà, quasi quasi comincerei ad avvantaggiarmi per il mercato e proverei a fare un'offerta a Chiarodia. E no, non paghiamo la clausola rescissoria, assolutamente. Proviamo la trattativa con il club, che così ci avvantaggiamo almeno con un giocatore. Vediamo se tante volte riusciamo a fare uno scambio con Moxie. Con Moxie sarebbe proprio il top, perché magari con 200.000 euro e Moxie ci leviamo Moxie di torno e invece niente. Però regà, loro alla fine vogliono 810.000 euro. Chiarodia, io adesso non so come, però Lula mi ha assicurato che diventa forte. 850.000 euro. Potrebbe essere un buon giocatore per il futuro. Andiamo a trattare il contratto con lui, anche se lo stipendio attuale non l'aveva ancora visionato. Speriamo bene di... Qui dobbiamo andare a culo, regà. E facciamo 10.000 e 50 e 50 per il bonus d'ingaggio. Gli sembra un'offerta equa. Secondo me avrebbe preso anche molto di meno, regà. Però purtroppo non ho guardato, non ho aspettato che visionasse anche l'ingaggio. Con 850.000 euro la valutazione prezzo è raga, abbiamo fatto un ottimo affare, un acquistone, e il valore giocatore è intorno al 1,2 milioni. Diciamo che siamo andati veramente bene. Abbiamo preso il primo giocatore per gennaio, Valente. Ho detto aspetterei di sapere qual è tra i due. Io aspetterei per un altro difensore, ma magari cercherei di fare qualcosa lì davanti. È meglio raga, per prendere sto Cho Gue Sung. E poi vorrei prendere Fares. Il problema è che Fares raga costa un fottio. Per Fares dobbiamo aspettare almeno gennaio per sapere quanto ci entra pure dei soldi di Aie. Per adesso qualcosa abbiamo fatto. Allora, partita con il Palermo. Palermo che ormai conosco bene, dopo aver cominciato la carriera football manager.
Lì davanti giocano con Di Mariano, Vido e Floriano, Matteo a destra, Crivello a sinistra. È una buona squadra il Palermo, anche perché di fatto sta quinto in classifica. Noi però abbiamo il nostro bomber, perché dalla scorsa partita abbiamo trovato un bomber che è Mulattieri, il signor Mulattieri. La cosa che mi preoccupa come sempre è la difesa, raga. Perché poi lì davanti abbiamo Tommy Baldanzi, che ormai è diventato un fenomeno. Mulattieri si è materializzato dal nulla come bomber. Il problema è sempre là dietro, raga. Sempre là dietro. Io spero che con gli acquisti di gennaio riusciamo a migliorare qualcosa. Soprattutto mi auguro anche che Lezzerini oggi fa una partita migliore di quella dell'altra volta, perché nella scorsa partita, stranamente, poi perché Lezzerini di solito. Prima rete della partita per il Parma. Bravo, Si Mangravi di sblocca che dopo il riesce a match fare una chiusura, 1-0. raga. Sono Questa è da trasmessi appena scriverla sul 4 minuti. taccuino, sta Grazie per la cosa. giornata per gli Raga, avversari. abbiamo fatto Oggi contro 50 gol Lucatelli, in oggi contro 18 Gentile. partite. E questa è la Abbiamo squadra un che si è grande tutto più in attacco questo lì davanti. campionato. Considerate che abbiamo giocato Coppa Teng fino adesso, però abbiamo fatto Avanzano i 50 tre quarti gol. Il avversari. problema è che ne abbiamo presi 110. Rodriguez se la mette dentro Ferma di tutto, arrivo prima. qui. No, non lasciando Di Mariano da solo così. Bravissimo qui il Madonna. difensore che Aiutiamo recupera. bene questa volta con Coppola. Poi proviamo a ripartire con Zanoli, che ha un po' di spazio sulla fascia. Va Zanoli. Va Zanoli. È partito Mulattieri. Zanoli fa una via di mezzo tra Riescono a recuperare il Mulattieri e possesso. Baldanzi. Alla fine non serve nessuno. Bravo. Oh, pare che oggi stiamo chiudendo bene, raga. Questa cosa mi sorprende quando è così, perché. Muovono il pallone Pallone senza per aspettare il Mulattieri, momento che cerca il giusto. dribbling. Mulattieri ha visto partire Ci pensa Baldanzi. lui a spazzare Figurati, un via. pallone del genere che lo piamo. Riusciamo a chiudere ancora. Allora può ripartire Baldanzi, che serve Mulattieri sulla corsa. Il ball Mulattieri entra lasciato in a aria. terra. Mulattieri, Mulattieri, Pallone Mulattieri! Fa dentro, si 4 apre gol in lo spazio. due partite. Il buon Samuele Mulattieri. Boateng. Ciao, ciao Boateng. Che Al di là meritava di del essere fatto visto con di contropiede trovarsi micidiale, direi. È stato in bravo queste qui, situazioni, resistendo si è all'attacco fatto trovare difensore, battendo il bene, portiere. ma Boateng lì davanti sbagliava tutte le volte il gol, tutte le volte. Mulattieri non ne sbaglia uno lì davanti, regà, non ne sbaglia uno. Oltre ad aver fatto 4 gol in 2 partite e a 6 gol in 16 partite, di fatto ha scavalcato, credo, Boateng. Io devo andare a vedere Stanno quanti gol aprendo c'ha le Boateng, ma aperture con secondo questo me l'ha gol. scavalcato ma 1-0. proprio allegramente. Centro della difesa. No, 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 Capisce no, no, tutto, no, 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 pericolo. Ha mamma. sprecato una grossa opportunità per il pari. Poi rivisto, Male, lanciato meno rimane in male, questo errore. Speriamo giustamente però che lo si rivede Mazzone decisivo. sta dicendo, come al solito, facciamo le cazzate nostre in difesa. Panchinaro, che non so chi sia, fa finta di dargli ragione. Pallone per Rodriguez. Rodriguez, Attenzione perché è Baldanzi si è solo. allargato troppo. Salva Baldanzi, tutto peccato, con qui l'ha questo sbagliata intervento. lui. Portiere che combina, mamma mia che stava a fare il portiere Cardi, loro. ferma tutto, Regà, 4-5. la chiudiamo, non tanto il fatto che siamo in vantaggio, che per carità va benissimo così, Mulattieri si conferma il nostro nuovo bomber. Abbiamo chiuso un tempo senza prendere gol, regà. Questa è una cosa meravigliosa. L'altra buona notizia è che il Parma sta vincendo, ma l'Ascoli sta perdendo, c'era lo scontro diretto. E il Venezia sta perdendo. Diciamo che i risultati sembrano abbastanza favorevoli. Regà, se manteniamo. Non dico nulla, eh. Andiamocela a Comincia il secondo giocare. tempo. Chi è meglio? L'1-2. Alla fine qui Mangravi riesce a recuperare questo pallone. Il pallone dentro per Mulattieri. Può Mulattieri puntare la davanti al bomba. portiere. Mulattieri, Lancia il regà. gol. Ha Fermatevi sbagliato tutti, il regà. portiere. Questo è un Tutto fenomeno. sommo. Fermatevi tutti, questo è un fenomeno. 5 gol in 2 partite. Samuele Mulattieri. Rivediamo il replay del gol perché ha optato per Pallone una dentro di soluzione Baldanzi, più in qui di tocco morbido. solito noi Mulattieri non le prendiamo scavalcato mai queste e palle. Mulattieri Mulattieri è riuscito a passerino. resistere Spettacolo. fisicamente, uscita del portiere, tocco sotto, cioè regà. Abbiamo perso tempo con Boateng per non so quante partite, avevamo un fenomeno in panchina e considerate che abbiamo un Tommy Baldanzi che
non sta facendo il solito, nonostante Sturaz oggi ha fatto l'assist, la scorsa partita ha fatto un gol meraviglioso, però rispetto a tante altre partite dove è stato devastante, immaginate quando anche Tommy Baldanzi, no! Immaginate anche quando Tommy Baldanzi sarà al top, lì davanti possiamo dire, questo è entrato come un assassino, ci sarà rimessa. Manco il fallo, l'allenatore sta per mandare in neanche campo, il fallo, Tresche. Viviani la tocca per Mulattieri che si gira in un fazzoletto, Mulattieri regà, cioè fermatevi, ora io voglio dire una cosa, che il portiere del Palermo è una sedia, e questo siamo tutti d'accordo, però raga, questo cioè, ha fatto due triplette in due partite. Io penso che tra la carriera al Monza e questa non mi è mai capitato nessuno così, qui si gira in un fazzoletto, l'ha messa sotto l'incrocio dei pali, raga, questo è un fenomeno. Questo è un fenomeno, lo stavo tenendo in panchina Carletta, ha detto meno male abbiamo trovato qualcuno che la butta dentro. Giustamente contento, si è girato pure verso Boateng come a dirgli impara a giocare a pallone, ragazzi, io non ci credo, ha fatto due triplette di fila Mulattieri, dal nulla più assoluto lì davanti a Mulattieri che fa il ma che sfiga a Mulattieri che fa due triplette in due partite, non facciamo mo cappellate, mancano 20 minuti alla fine, cerchiamo di mantenerci bravi. Oggi hanno risposto pure bene in difesa, di fatto. Poi qui Van Deloy, difesa del Palermo, completamente scoperta. C'è Baldanzi al centro, dall'altra parte gliela diamo in mezzo. Baldanzi ha provato un qualcosa che era un misto tra un cross, un tiro. E non so, una rimessa dal fondo. Non si è capito bene cos'era. Cerca le finte Rodriguez, non trova nessuno perché giustamente Mangraviti fa i movimenti. Da Mangraviti, poi la mette in mezzo, Mangraviti, no, mamma, Mulattieri che ha sbagliato qui, c'aveva 7 metri di porta, l'ha presa malissimo, Carletto, però se la sorride perché sa che comunque ha fatto già 3 gol Mulattieri, ma che ha fatto il portiere loro, il portiere loro, invece del giocatore nostro, Van Deloy, ma che fai? Cioè ce l'aveva praticamente ridata al portiere loro, guarda che ciabattata che ha fatto Van Deloy. Vabbè. 12 alla fine, noi regali facciamo prendere un'altra standing ovation al buon Mulattieri, facciamo entrare Boateng e io farei entrare anche Ndoi, visto che Van Deloy si è mangiato un gol clamoroso. Pallone per Tommy Baldanzi, vai Boateng. Suma il contropiede, buono il recupero di va a dormire Boateng. Vai a dormire. Pallone ancora per Rodriguez. Vai ma non fa. Cioè, Boateng non riesce a capire proprio i movimenti da fare. Cioè, io secondo me questo non ha mai giocato a pallone. Conclusione imprecisa. Il pallone termina fuori. Lasciami dire che poteva fare decisamente meglio, Pier. Cioè, se ci si mette pure Ndoi a sbagliare quei gol lì davanti. Arriva il cambio. 88 sul cronometro. Regà 3-0. Sto gongolando oggi proprio. Poi Baldanzi vede partire Rodriguez. Cerca le finte Rodriguez, regà, finisce qui. Ora la cosa meravigliosa è che almeno sulla seconda partita non abbiamo preso gol, ma la cosa più bella di questo episodio, le due triplette fatte da Mulattieri, regà, abbiamo trovato un bomber clamoroso. Questo è clamoroso sto ragazzo. 3 gol pure oggi, uno più bello dell'altro. Non capita tutti i giorni di segnare una tripletta. In realtà sono già due partite di fila che segno una tripletta. Mulattieri, se continua così, fa 40 gol. Regà, io credo che oggi non ci sia bisogno di chiudere con molte parole, molte frasi. Vi lascio solamente la classifica. Per la prima volta da quando abbiamo cominciato il progetto Brescia, noi finiamo un episodio primi in classifica e permettetemi di dirlo, abbiamo trovato un bomber fenomenale, Mulattieri, 6 gol in due partite, 2 triplette, io penso che per oggi meglio di così non potevamo fare. Io quindi la chiudo qui, regà, vi ricordo come al solito, intanto vi ringrazio per l'ennesima volta, siamo arrivati a più di 300 iscritti, regà, grazie mille. Di iscrivervi al canale se non siete iscritti ancora, di lasciare un bel like a sto punto, regà, per Mulattieri, perché è un fenomeno. E noi, regà, ci vediamo al prossimo episodio del progetto Brescia, così primi in classifica, regà,
Vamos.